Sono Letterio Licordari, giornalista e pubblicista calabrese. Mi interesso di storia dell'antifascismo e del giornalismo. Ringrazio il sindaco, professor Proietti, la dottoressa Mininno, l'amministrazione e i servizi del comune di Tivoli per l'invito rivoltomi, che anche stavolta ho raccolto, lusingato con entusiasmo. Leggerò un testo che in gran parte è un estratto della biografia di Raf Vallone, presente nel dizionario biografico della Calabria contemporanea, che è coordinato dal professor Pantaleone Sergi e che è curato dall'ICSAIC, Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, della quale sono l'autore, ma i cui diritti sono del predetto istituto. Le vittime del nazifascismo sono state tantissime. Troppe. E se ne contano anche tra gli operatori dell'informazione. Vallone e altri hanno potuto, attraverso la notizia anch'essa liberatoria della fine di un incubo, informare e ridare speranza per poter ripartire. La liberazione dell'Italia, primo passo verso la democrazia, ha permesso di pervenire, dopo decenni di divulgazione della propaganda di regime e di censure, contrastate solo dalla stampa clandestina, all'affermazione dei principi di base dell'informazione che verranno poi sanciti nel corpo dell'articolo 21 della Costituzione. La stampa clandestina, in particolare nel periodo che va dall'uccisione di Matteotti in poi, ha recitato un ruolo importante nella lotta per la liberazione e spesso, così come è avvenuto per i partigiani, gli iscritti rispondevano a un nome di battaglia. Vanno ricordati anche giornalisti, vittime civili della guerra, uccisi per rappresaglie, come Enzo Malatesta, Carlo Merli, Ezio Cesarini ed Eugenio Colorni. Ma vi fu anche chi raccolse, in nome di tutti coloro che avevano combattuto per la libertà, il momento di una liberazione che divenne simbolo di rinascita e i cui valori non potranno essere dispersi, bensì custoditi con cura per tramandarli alle future generazioni. Tra i primi a dare la notizia che tutto era finito, o quasi, perché ci furono degli strascichi anche negli anni seguenti, come ben sappiamo, fu Raf Vallone, che in seguito divenne uno degli attori italiani più affermati del cinema neorealista, del teatro e della televisione. L'edizione straordinaria dell'Unità di Torino, con la notizia della liberazione dal nazifascismo, la scrisse lui, condividendola con Davide Laiolo, che della testata era il redattore capo. Vallone era un uomo del sud, calabrese anch'egli, nativo di Tropea, figlio di emigranti anteguerra, laureato in filosofia e poi in giurisprudenza, che veniva dalla scuola di Luigi Einaudi e Leone Ginzburg. Era stato anche calciatore nel Torino. Vallone faceva il servizio militare a Tortona quando ci fu l'armistizio nel 1943 e poco dopo divenne partigiano, influenzato da Vincenzo Ciaffi, convinto antifascista, che già dal 1929 aveva aderito al Movimento Giustizia e Libertà che faceva capo a Carlo Rosselli, e che in seguito aveva dato vita ai primi nuclei italiani clandestini, grazie a Ferruccio Parri, Ernesto Rossi, citati maestri di Vallone, Einaudi e Ginzburg, Vittorio Foa, Carlo Levi, Cesare Pavese, Riccardo Bauer e molti altri. Entrato in contatto con Antonio Bernieri, uomo di lettere e fondatore del Partito Socialista Rivoluzionario Italiano, che era stato da poco rimesso in libertà dopo essere stato oggetto di particolari attenzioni da parte dell'Ovra, Vallone venne arrestato dalle milizie fasciste e rinchiuso nelle carceri di Como, in attesa di essere deportato in Germania. Ma quasi fosse uno di quei film che avrebbe interpretato dopo la fine di quell'assurda guerra, durante le fasi del trasferimento riuscì a fuggire, gettandosi nelle acque gelide del lago e salvandosi dalle raffiche della SS. Riuscì a tornare a Torino, dove continuò nelle file del Partito d'Azione l'attività di propaganda contro
contro il regime nazifascista e a dare una mano ai partigiani delle Langhe, dove conobbe Davide Laiono, il cui nome di battaglia era Ulisse. Era un giornalista e scrittore con un passato da ex gerarca fascista che lo aveva portato a ricoprire la carica di segretario federale del PNF di Ancona, ma che aveva convintamente sconfessato il suo passato dopo l'armistizio. Iniziò così la collaborazione tra Vallone e Laiono, che curarono l'edizione torinese dell'Unità, della quale il futuro attore era il responsabile della pagina culturale, di un organo di partito, il PC, al quale Vallone, uomo di libertà, non volle però mai iscriversi perché contrario al regime staliniano. Grazie per l'attenzione.